Ilenia Carrisi ha rubato l'identità dell'amica morta. La verità dopo 25 anni, ecco come si chiama ora e cosa fa. Ad un mese di distanza dall'anniversario della scomparsa di Ilenia Carrisi. Un grande dubbio torna ad alimentare il fatto che questa possa non esserci più. Romina Power non ha mai creduto al fatto che la figlia Ilenia potesse essere morta quel drammatico 31 dicembre del 1993, quando le autorità di New Orleans le hanno comunicato che la donna era scomparsa. Da allora sono passati 25 anni, ma di Ilenia nessuna traccia. Nulla prova che Ilenia possa essere in vita o deceduta da tempo. Nessun indizio, solo segnalazioni di avvistamenti di una persona con le fattezze di Ilenia, la quale scomparve poco dopo. In questi giorni si è aperta una nuova pista riguardante la scomparsa della ragazza. Stando ad alcune testimonianze, Ilenia pare si sia allontanata volontariamente e che per farlo abbia preso l'identità di un'altra persona. La giovane già amava farsi chiamare Susanne e non Ilenia, e questo perché aveva conosciuto nel suo viaggio una giovane che le somigliava e che si chiamava appunto Susanne. Ilenia, il corpo ritrovato. All'inizio delle indagini venne arrestato Alexander Masakela, il fidanzato con il quale Ilenia condivideva la stanza d'albergo a New Orleans. L'uomo non sapeva dove si trovasse la donna, ma con sé ha sempre avuto un'unica certezza. Lei era ancora viva. Un articolo del Secolo XX racconta una nuova pagina di cronaca appartenente al caso di Ilenia Carrisi. Tempo fa, in una stazione della Florida vennero ritrovati i resti di una donna morta nel 1994. Le possibilità che si trattasse della figlia di Albano erano altissime. Infatti, ricostruite le sembianze della donna morta, sembrava somigliare tantissimo alla figlia di Albano e Romina. Inoltre pare la donna avesse con sé delle cose di Ilenia. Questo ha fatto pensare che si trattasse proprio della giovane italiana. La squadra investigativa venne fino in Italia, a Cellino San Marco, per prendere i campioni di DNA della famiglia e poter capire se effettivamente si trattasse di Ilenia. Ma quella donna morta nel 1994 ritrovata in Florida non era Ilenia. Ma sicuramente conosceva la ragazza e l'ultima ipotesi sarebbe quella che la giovane morta sarebbe proprio Susanne. Il che spiegherebbe anche gli oggetti appartenenti alla figlia di Albano, visto che due si conoscevano. Una ipotesi investigativa infatti vedrebbe la figlia di Romina prendere il posto di Susanne. Ilenia quindi avrebbe rubato l'identità della ragazza morta per scomparire definitivamente e non farsi più trovare. Molte testimonianze, tra cui anche quella della zia della giovane, la sorella di Romina, infatti affermerebbero che la giovane è viva. Abita in Florida e gestisce un ranch insieme al marito e due figlie piccole. La zia ha anche affermato di essere riuscita a contattarla e che lei ora si fa chiamare appunto Susanne. 2. Ilenia Carrisi si è suicidata. La criminologa abruzzone era in un abisso di sofferenza. Si continua a parlare della figlia di Albano e Romina Power, la primogenita Ilenia, la quale è scomparsa ormai da tantissimi anni, esattamente dal 31 dicembre 1993, quando si trovava a New Orleans. Nonostante siano trascorsi molti anni, mamma Romina continua a pensare che la figlia possa essere ancora viva. Nonostante però Albano abbia insistito per far sì che il tribunale di Brindisi emettesse una sentenza di morte per mettere fine a questa dolorosa vicenda. In questi anni gli inquirenti abbiano in qualche modo studiato delle ipotesi su ciò che è potuto accadere alla primogenita di Albano Carrisi e Romina Power. Soltanto recentemente pare sia spuntata una nuova pista, ovvero quella che vede coinvolto il serial killer Kate Unterjesperson, ma che poi è stata smentita subito dopo. Ilenia Carrisi, la sua scomparsa avvolta nel mistero. In realtà è stato proprio l'uomo durante un interrogatorio a confessare di aver dato un passaggio ad una donna molto simile a Ilenia Carrisi ed averla poi successivamente uccisa.
Gli agenti di polizia comunque, dopo aver accettato queste dichiarazioni, hanno effettuato un confronto genetico della vittima con quella dei parenti stretti di Ilenia e la risposta è stata negativa. La vicenda della scomparsa di Ilenia Carrisi sembra ancora essere avvolta nel mistero. Di questo caso ne ha parlato in tante occasioni la nota criminologa Roberta Bruzzone. Sembra che la ricerca si aggiri ancora intorno ad una figura principale in questo caso, ovvero il musicista Alexander Masachela. Quest'ultimo pare fosse diventato molto amico di Ilenia negli ultimi mesi prima della sua scomparsa. Ma pare che avesse anche tanti scheletri nell'armadio. L'uomo infatti era conosciuto dalle forze dell'ordine per dei problemi legati alla tossicodipendenza e reati sessuali. Le ipotesi della criminologa Bruzzone. Secondo la criminologa Bruzzone, Ilenia sarebbe caduta nelle mani di questo Alexander Masachela, finendo poi per suicidarsi gettandosi nelle acque del Mississippi, così come ha testimoniato Albert Cordova, il quale avrebbe visto una donna molto simile ad Ilenia gettarsi nelle acque del Mississippi. In tutta franchezza anche io sono dello stesso avviso. Esistono numerosi elementi di interesse personologico che lasciano pensare che Ilenia abbia deciso di porre fine alla sua vita quella maledetta notte del 31 dicembre 1993, lasciando che le gelide acque del Mississippi trascinassero via con lei anche tutta la sua angoscia, ha dichiarato la criminologa, così come riporta il sito Controcultura. La scomparsa di Ilenia per la famiglia fu davvero un duro colpo, che portò quasi certamente Albano e Romina al divorzio. Nonostante adesso siano trascorsi molti anni, la presenza di Ilenia è molto forte ed i genitori non smettono mai di cercarla. 3. Ilenia Carrisi è stata uccisa? La pista del serial killer. Il giorno del dolore a Cellino San Marco riporta l'attenzione su un altro membro della famiglia, ovvero Ilenia. Nonna Yolanda in questi anni è sempre stata sicura, insieme a Romina Power, che questa fosse ancora viva. Oggi ecco che si torna a parlare di omicidio, e se la donna trovata nel 1997 fosse stata davvero la figlia di Albano e Romina? Questa è stata uccisa da un serial killer? Ilenia Carrisi è stata uccisa? Questo è uno dei dubbi che ha sempre turbato la famiglia di Albano e Romina. Il non sapere cosa possa essere successo a Ilenia è sempre stato un grande fardello da portare nel cuore per entrambi i genitori. L'ipotesi dell'omicidio è stata una delle piste a seguire dagli inquirenti, insieme alla possibilità che questa possa essersi tolta la vita. Secondo quanto reso noto, nel 1997 in una stazione della Florida venne ritrovato il corpo senza vita di una donna che sarebbe morta nel 1994 e l'idea che poteva essere Ilenia Carrisi è subito balzato in mente agli inquirenti, che si sono recati in Italia per raccogliere i campioni di DNA al fine di analizzarli. Anche in quel caso tutto si è rivelato un buco nell'acqua, dunque il dubbio rimane, Ilenia è stata uccisa? La pista dell'omicidio in America. Negli anni a venire è stata vagliata anche l'ipotesi dell'omicidio di Ilenia Carrisi, la quale sarebbe stata vista intenta a chiedere l'autostop nei pressi della città di New Orleans. La cosa combacerebbe con un altro caso di cronaca, che vede come principale protagonista il camionista Katie Esperson, considerato un serial killer e responsabile di circa 100 uccisioni. Le vittime erano tutte donne e tra questa ci sarebbe anche Ilenia? Nel camion dell'uomo venne rinvenuto un pacchetto di sigarette della stessa marca che era solita comprare la figlia di Albano Carrisi, anche se questo non permise agli inquirenti di seguire la pista di omicidio. Chi era la donna trovata morta in Florida? Ancora oggi rimane il dubbio su chi fosse la donna morta trova nel 1997. Potesse essere la giovane figlia di Albano e Romina. Ricordiamo che il cantante di Cellino San Marco ha chiesto e ottenuto la dichiarazione di morte presunta dal tribunale di Brindisi nel 2014.
Ad oggi Ilenia risulta essere una persona scomparsa ma, nonostante la sentenza, Romina Power continua a cercare la figlia nella speranza di poterla trovare ancora in vita. Magari in un luogo nascosto dove questa possa essere riuscita a trovare la sua serenità. 4. L'eredità, il campione Ciro mette nei guai Rai e Flavio Insinna, ecco cosa ha fatto. Nuova vincita all'eredità di Flavio Insinna. Nuova sostanziosa vincita all'eredità, il game show del Preserale di Rai 1. Infatti nella puntata di ieri sono stati portati a casa ben 50.000 euro. Il vincitore è un concorrente partenopeo e si chiama Ciro Russo. Quest'ultimo, al momento della presentazione da parte del conduttore Flavio Insinna, ha rivelato di essere originario di Gragnano ma di abitare ora a Formigine, un comune in provincia di Modena. Una scelta dettata dall'amore, che prova per il nipotino Antonio di 8 anni, che vive lì. L'uomo è riuscito a superare il gioco finale della ghigliottina indovinando la parola madre. I numeri dello storico game show del Preserale di Rai 1. Il nuovo campione dell'eredità ha detto di aver lavorato per circa 40 anni negli ospedali. Si ritiene un grande appassionato di funghi, informatica e è riuscito a vincere il montepremi di 50.000 euro. Il quiz in onda tutte le sere su Rai 1 viene trasmesso dal 29 luglio 2002 su Rai 1 nella fascia preserale. Il gioco, che da 2 anni è condotto da Flavio Insinna, è stato ideato da Amadeus, che lo ha pure presentato, e da Stefano Santucci. Ovviamente si sono basati dal format argentino El Legado. La trasmissione della TV di Stato, prodotta in collaborazione con Magnolia, ha avuto un enorme successo d'ascolti e, con oltre 4.200 puntate, è il quiz più longevo della televisione del nostro paese. Ricordiamo, inoltre, che nel 2019 l'eredità ha festeggiato la maggiore età, ovvero 18 anni.